Pomeriggio di follia a bordo della linea Salento in bus alla fermata di Palmareggi in provincia di Lecce. Un autista in servizio è stato vittima di un'aggressione. Il fatto è accaduto a Palmareggi nella fermata prevista per i bus che portano dalla città verso il mare. L'aggressore ha anche distrutto i vetri e le porte e danneggiato la carrozzeria del mezzo. CGIL, Filt esprimono solidarietà e pongono un appello al prefetto per avere controlli alle fermate, quelle di tutto il territorio, soprattutto che durante l'estate vengono prese d'assalto da turisti e anche purtroppo da malintenzionati. Non è più tollerabile che l'agente unico, perché gli autisti sono agenti unici, che soprattutto in questo periodo con il turismo che cresce nel Salento e quindi alle fermate sempre più si trovano più persone che intendono salire, che l'autista riesca, come devo dire, a controllare sia la biglietteria che la responsabilità del pullman che deve portare, perché poi l'autista, come devo dire, deve anche pensare al mezzo. Quindi è necessario, soprattutto in questa fase nella provincia di Lecce, cercare di, intanto la prefettura, almeno nelle fermate più calde, dovrebbe intervenire anche con personale esterno a vigilare rispetto a queste situazioni, e poi anche l'azienda stessa è necessario che inizi a potenziare in provincia di Lecce sia gli operatori qualificati della mobilità, che è necessario potenziare queste figure professionali, soprattutto nella provincia di Lecce, e poi l'addetto all'esercizio, che hanno anche funzioni di coordinamento, ma hanno funzioni anche di polizia amministrativa.